Siamo venuti a trovare Grazia Francescato, leader ambientalista storica, giornalista e scrittrice. Con lei vogliamo parlare dei due libri che ha pubblicato con Edizioni Mediterranee, In viaggio con l'Arcangelo e Lo sguardo dell'anima. Ecco, prima di tutto, cosa rappresenta per lei l'Arcangelo Michele? Questa è la domanda centrale, ci ho messo moltissimo tempo a rispondere perché all'inizio sono stata sotterrata da una pioggia di coincidenze di cui parleremo e mi sono imbattuta in questa figura dell'arcangelo, che tutti conoscono ovviamente come un grande arcangelo della Chiesa, della dottrina cattolica e non solo, perché è presente in tutte le religioni. Poi piano piano, con l'andare del tempo, ho capito che si trattava di un angelo che non solo combatte il male e quindi nella nostra epoca anche la distruzione della natura, lo scempio delle risorse, perché noi stiamo distruggendo l'unico pianeta che abbiamo, ma ancora di più, l'arcangelo Michele, e qui ovviamente c'è tutta la tradizione steineriana, è colui che guida l'evoluzione della coscienza umana, quindi verso dimensioni più alte, più sottili, più luminose. E questo l'ho capito perché all'inizio pensavo che la mia fosse un'avventura solitaria, che fossero queste sincronie capitali. Capitassero solo a me, infatti nel primo libro Un viaggio con l'Arcangelo è un po' un'autobiografia, è un viaggio sia interiore e anche un viaggio esterno che mi porta in tanti posti del mondo perché all'epoca io lavoravo per la rivista Airone, facevo la giornalista. Poi ho capito con l'andare del tempo, soprattutto dopo che ho pubblicato il primo libro e quindi sono entrata poi in rapporto con tantissime persone che l'avevano letto e ho ricevuto tantissime testimonianze su questo percorso, ho capito che era una grande avventura collettiva, che non c'ero soltanto io, ma che veramente aveva una dimensione planetaria e quindi questo poi l'ho scritto nel secondo libro, Lo sguardo dell'anima, che raccoglie tantissime veramente una valanga di esperienze, di testimonianze in cui sono protagoniste tantissime persone in giro per il mondo. Infatti, nei suoi libri lei narra una quantità impressionante di coincidenze che l'hanno condotta verso l'Arcangelo Michele. Che significato hanno queste sincronie? Ecco, chiamiamole sincronie. Anche lì, per capire cosa fossero, ci ho messo decenni, perché questo è un percorso che è iniziato nell'89 in Amazzonia, quando ero inviata come giornalista di Airone, e che continua anche adesso. È una sorta di Pilgrim's Progress che non finisce mai. I percorsi spirituali hanno veramente dei ritmi estremamente lunghi, possiamo dire che percorrono tutta la vita delle persone. Allora, queste sincronie sono dei segni. All'inizio possono sembrare casuali, infatti io avevo un amico, io ho fatto tre ipotesi sull'argomento, la prima ipotesi l'ho chiamata ipotesi Viviani dal nome di questo mio amico assolutamente laico, assolutamente scientifico come punto di vista, diceva no, sono semplicemente delle coincidenze a cui noi diamo un significato così, ma non rappresentano nulla. La seconda ipotesi, per quello che l'ho chiamata sincronia invece, deriva dagli scritti e dalle esperienze che ho avuto in rapporto a questo grande scrittore, filosofo che era Carl Gustav Jung e anche poi a Hillman, James Hillman, che ha scritto dei libri molto belli sull'argomento. Però al di là dei libri, l'ho sperimentata nella mia vita e ho raccolto le testimonianze di persone che l'hanno a loro volta sperimentata nella loro vita. Non basta la teoria, deve essere anche vissuta questa. Questa sincronia significa che tu trovi la persona giusta al momento giusto, che ti cade tra le mani, letteralmente cade il libro di cui hai bisogno in quel momento, che sei in un luogo particolare e lì c'è sempre la griffa dell'Arcangelo Michele. Insomma, queste sincronie venivano tutte firmate, tra virgolette, dall'Arcangelo. Quindi erano dei segni che collegavano direttamente all'Arcangelo Michele. Ripeto, per coloro che credono è l'Arcangelo, per coloro che sono laici o non credono, è comunque un potente archetipo ed è colui che lotta contro il male. E quindi queste sincronie sono un segnale che tu sei su un percorso che ti porta verso dimensioni altre, molto più elevate, che però, attenzione, non sono separate dalla vita quotidiana, è una commistione tra visibile e invisibile, tra il quotidiano e questa dimensione più alta che ci accompagna, di cui noi spesso non siamo neanche coscienti. E il percorso spirituale ci aiuta, attraverso questi segni, non solo le sincronie, ma tanti segni, a cogliere questa interconnessione, questo legame tra l'anima individuale e l'anima mundi. La razionalità è un limite per accogliere i loro messaggi? Niente affatto, perché noi siamo persone complesse e abbiamo bisogno della razionalità, tant'è vero che nei miei libri la chiamo la vox logica, la voce della ragione che interviene, commenta, dirime, esplora gli eventi, le sincronie, tutto ciò che capita. E
E abbiamo bisogno anche di rigore, perché in un mondo in cui ormai vale tutto il contrario di tutto, è importantissimo invece stabilire delle priorità e capire quali sono i valori veri a cui noi dobbiamo fare riferimento. E poi anche un po' di ironia, di autoironia. Io dico sempre che il sorriso del taxiarchi, se lo chiamo così, l'arcangelo Michele, cioè il leader delle schiere angeliche, è potente, forte quanto la sua spada. Quindi noi dobbiamo capire che. Questo ce lo fa capire la Vox Logica, la ragione, che non siamo in possesso della verità con la V maiuscola. Queste sono esperienze soggettive molto importanti e, come ho detto, condivise, non sono capitate certo soltanto a me, ma possiamo dire a milioni e milioni di persone, però non si raggiunge mai la verità, perché noi siamo umani, c'è la tensione verso la verità, verso questa dimensione, che è una dimensione, attenzione, di mistero. Per cui da un lato ci sta la Vox Logica con i suoi ragionamenti, dall'altro ci sono le intuizioni che riguardano il mistero, ma il mistero alla fine resta ed è bello che sia così. E secondo lei, perché ad alcune persone compare questo percorso angelico? Allora, in verità, dal punto di vista potenziale, tutti possiamo intraprendere questo percorso. È il percorso più democratico che esista al mondo, non c'è nessuna condizione, neanche di povertà economica, di malattia che possa impedirla. Anzi, spesso vediamo che le persone che sono state colpite dalla sofferenza, attraverso questo dolore, riescono a raggiungere veramente delle dimensioni più alte. Per esempio, parlo nei miei libri di bambini indaco, io ho conosciuto di persona molti genitori che avevano perso i figli piccoli, che poi sono diventati le loro guide, li hanno aiutati. Appunto, attraverso questa ricerca spirituale. Quindi tutti possono accedere a questo percorso, che attenzione, non è un percorso lineare, non è facile per niente, non basta, come dice la New Age, mettere 10 candele e nominare 10 angeli, niente affatto. È un percorso che richiede fatica, sofferenza anche, capacità di superare gli ostacoli. Ci sono momenti in cui uno torna indietro, cade, poi si rialza. È un percorso profondamente umano da questo punto di vista, perché noi siamo tutte persone vulnerabili e fallibili, però appunto è aperto a tutti. E io credo che in particolare quello a cui noi dobbiamo tendere, queste le lezioni che sono uscite da questo ormai decennale percorso, sono il collegamento tra natura e spiritualità, per cui non è un caso, no, che tutti i santuari, i luoghi di culto sono in cima alle montagne, lunghi fiumi, bellissimi luoghi di natura selvaggia, perché la natura selvaggia ci aiuta ad agganciare questa dimensione sottile, questa dimensione di mistero, e quindi mette al centro la sacralità della natura e della madre terra, che è fondamentale oggi, perché noi stiamo distruggendo il pianeta, consideriamo la natura come una specie di supermarket dove andiamo a prendere le cose che ci servono, il legname, il cobalto, il petrolio, e invece dobbiamo tornare a quello che la cosmovisione indigena ha sempre detto, cioè che la natura è sacra e quindi noi dobbiamo rispettarla. Quella è la prima lezione, la più importante, e per me è stata anche fondamentale perché la mia missione individuale è stata quella di portare questa dimensione spirituale dentro i movimenti ambientalisti e nel mio percorso anche in politica. La seconda, molto importante, è che occorre mettere insieme cuore, cervello, ragione e sentimenti. Noi quindi abbiamo bisogno di intelligenze calde, che possano integrare la parte sinistra e destra del cervello, e da questo punto di vista, per esempio, noi donne siamo piazzate meglio, perché noi da sempre siamo capaci appunto di integrare cuore, cervello, ragione e sentimenti, ma questo deve diventare una dimensione di tutta quanta l'umanità. Forse non riusciremo, ma basterà arrivare, speriamo, ad una massa critica. L'altra grande lezione, la terza grande lezione che questi libri mi hanno consegnato, ma soprattutto le esperienze e il rapporto con tantissime altre persone che condividevano queste esperienze, è la differenza tra forza e violenza. Se voi guardate l'iconografia dell'Arcangelo Michele, vedrete che lui non trafigge il demonio, non si fa prendere dall'ira furibonda, non lo uccide, semplicemente o gli mostra la spada o lo tocca con la lancia. Quella è la differenza tra la forza spirituale e la violenza. E il mondo che tutti i giorni è tentato dal ricorso alla violenza, lo vediamo in continuazione, è una lezione fondamentale. Quindi l'evoluzione della coscienza umana guidata dall'Arcangelo Michele ci deve portare proprio a questo, riconoscere la sacralità della natura, la necessità di integrare la parte destra e sinistra, quindi cuore e cervello, ragione e sentimenti, quelle che io chiamo intelligenze calde, ravvivate dall'amore, e poi la differenza profonda che esiste tra la forza e la violenza. Nei suoi libri lei parla di energie di confine. Ci spiega cosa sono? Sì, è una parola che metto un po'. Allora, una cosa interessante che io ho notato attraverso questa ricerca continua è che l'evoluzione
della coscienza che io chiamo micheliana, è strettamente legata alla scoperta e anche alla creazione di flussi di energia, che chiamerei di confine. Perché? Perché si situano al bivio tra materia e spirito, tra corpo e anima. Sono energie che ci permettono di rileggere la struttura della materia e della realtà e ci fanno toccare con mano quanto siano labili, apparenti, le muraglie che la nostra cultura, soprattutto quella occidentale, ha eretto tra la dimensione cosiddetta reale e quella invisibile. Guardate che non è un caso che questo filone ho incontrato e anche le persone che hanno condiviso la mia esperienza abbiamo incontrato tanti fisici quantistici, perché loro sono abituati a dialogare e a leggere tanti mondi, tante dimensioni diverse. Quindi questa è una lettura, della complessità della realtà, anche attraverso queste energie. Non solo, ma quando questo mutamento di percezione succede nel profondo, si cambia anche lo sguardo. Quindi sei in grado di guardare la realtà, e per quello ho chiamato il secondo libro Lo sguardo dell'anima, e di capire che si stanno squagliando queste rigide muraglie, questi confini, questa dimensione separata tra materia e spirito, invece tutto è connesso. Tu sostieni che anche la lezione dell'ecologia, che tutto è connesso. Adesso sarà interessante capire appunto quanto noi saremo capaci di andare avanti in questa direzione, quante persone potranno farlo. Io avevo messo all'inizio del secondo libro una bellissima frase di un poeta francese che si chiama Paul Éluard, che dice: c'è un altro mondo ed è dentro questo. Ecco, lo sguardo dell'anima è quello capace di intuire quest'altro mondo, è uno sguardo capace di abitare il futuro, dello sguardo che spero sempre più persone potranno acquisire anche attraverso la lettura dei libri, ma soprattutto attraverso la vita vissuta.